Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Allora, oggi vi ho messi tutti qui soltanto per la parte introduttiva di questi video che usciranno e ci tengo a precisare che questa è solo una piccola introduzione giusto per darvi delle comunicazioni di servizio e poi iniziamo subito con la stesa. Allora, vi ricordo che io sarò in vacanza a fine agosto e soprattutto le prime 2 settimane di settembre, ma poi lo pubblicherò nella bacheca di YouTube. Però, se appunto desiderate dei consulti, delle consulenze private personalizzate, scrivetemi per tempo perché poi io sarò meno operativa. Trovate la mail alla quale contattarmi qui sotto in descrizione. Consiglio a tutti, almeno una volta, di provare a fare una consulenza perché comunque tanti di voi sono rimasti parecchio parecchio contenti, ecco, diciamo così. E quindi, appunto, se volete dei consulti, scrivetemi al più presto, anche perché siete in molti che comunque vi prenotate il posto. Io sono molto contenta di farvi la lettura privata a ciascuno di voi e la consulenza sulle carte. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di supportarmi al massimo di quello che potete, perché comunque potevo, cioè, allora, nessuno mi obbliga a fare niente, comunque fa parte anche del mio lavoro, però diciamo che nel mese di agosto potevo sicuramente rallentare o comunque prendermi più tempo e via dicendo, e invece mi sono completamente dedicata a voi, quindi mi raccomando, se potete iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto nella descrizione, cercate un po' di supportare il mio canale Annina al massimo di quello che potete, anche soltanto lasciando un commento o iscrivendovi al canale perché aiutate molto nello sviluppo, così riusciamo a crescere insieme. Poi, dato che qualcuno me l'ha chiesto, poi vi lascio, giuro, ho finito. Allora, per avere una quadratura più completa, dato che guardate i miei video e mi chiedete, io ogni round di qualcosa che, diciamo, parlo dei segni zodiacali, faccio magari un oroscopo di agosto, poi faccio un oroscopo romantico, un messaggio, quindi faccio varie tematiche. Oggi in particolare andremo a vedere che cosa accadrà a breve e che cosa potrebbe succedere nella tua vita di particolare, che cosa cambierà la tua vita, come sarà il prossimo capitolo della tua vita, mettiamola così. Poi vi spiegherò meglio ogni segno zodiacale. Io pubblico ogni volta 12 video, quindi per tutti questi che vedrete usciranno tutti i 12 i video. Dato che mi chiedete, allora vi guardate il video del vostro segno zodiacale, il video del vostro ascendente, questi due sono importantissimi. Se volete anche guardate Luna e Venere, la Luna soprattutto, e poi se avete piacere, per esempio a me piace uno del Toro, mi guardo sempre anche l'oroscopo suo, quindi l'oroscopo del segno zodiacale della persona che vi piace, perché comunque avete magari dei feedback in più. Niente, quindi adesso andiamo a vedere per ciascun segno zodiacale, quindi sapete che io li pubblicherò per tutti i 12 segni. Che cosa ti accadrà a breve e quale sarà il prossimo capitolo e il prossimo cambiamento radicale nella tua vita? Mi raccomando, ci tengo tanto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Vi mando un super mega bacio e sapete che adesso piano piano vi pubblico i video per ciascuno di tutti questi. Adesso io li registro uno a uno i 12 video. Vi lascio e ti lascio con il tuo segno zodiacale specifico. Un bacione. Ciao! Ciao, ciao Vergine, eccoci qui. Concludiamo questo girone con il tuo segno zodiacale. Poi dalla prossima settimana circa io sarò in vacanza, però comunque vedrete uscire nel mio canale i video dell'oroscopo del mese di settembre, quindi mi raccomando che io vi aspetto. Allora, andiamo a vedere cosa ti cambierà la vita, che cosa ti accadrà, magari mettiamo entro fine anno, dato che questo è un video che ha validità dal momento in cui tu lo guardi ed è un video che ha validità senza una tempistica, quindi le cose si possono avverare subito o tra 3 mesi, 4, 1 anno, però su che cosa ti accadrà a breve magari vediamo una cosa un po' più ravvicinata e quale sarà il prossimo capitolo della tua vita. Allora, partiamo da questo mazzetto che sono le carte delle farfalle e chiediamo, allora,
Che cosa cambierà nella tua vita o che cosa ti cambierà la vita? Chiediamo che cosa ti accadrà a breve e mettiamo una tempistica a fine anno, perché questo è un video molto libero, quindi essendo un video diciamo molto libero, lasciamo anche le carte molto libere di esprimersi e di parlare. Allora, vediamo. Che cosa ti accadrà a breve? Domanda, facciamo quale sarà il prossimo capitolo della tua vita, il prossimo step, non so come dire, lo sblocco, ecco. Oggi ragazzi, ragazzi faccio una pasta delle linguine con dei pomodorini, adoro. Scusate se prima mi sono distratta, ma mi è venuta in mente la Lilla che dopo la devo raggiungere al mare. Infatti lavoro qui un po' al computer e poi stacco e vado e mi fa troppo ridere questa cosa. Allora, quale sarà il prossimo capitolo della tua vita? Quale sarà il prossimo capitolo della tua vita? Andiamo a vedere segno zodiacale della Vergine. Allora, vediamo che cosa cambierà la tua vita o che cosa cambierà nella tua vita da qua a data da destinarsi. Ok, cambia alimentazione, quindi un cambiamento c'è secondo me anche da un punto di vista introspettivo, ok? Dove le carte ti chiedono di valutare bene le tue abitudini, la tua routine, il rapporto psicofisico con te stesso o con te stessa e di fare un po' di attenzione a quelli che sono magari i tuoi ritmi, no? In generale. Quindi questa carta mi dia molto clean, molto pulita, quindi magari un po' di detox, un po' di attenzione al cibo, un po' di attenzione all'attività fisica, allo sport, al proprio corpo, quelle piccole accortezze, no? Immagina di essere costantemente da qui in avanti come se fossi tornato dalle vacanze di Natale, no? Che uno si deve un po' purificare, fare una cosa di questo tipo full time, ok? Fino a quando non vedrai un altro oroscopo dove ti dirà che invece il tuo equilibrio si è risanato, quindi non dovrai più, diciamo, occuparti di questo aspetto. Madonna, quanto sono brava. Poi, trasferimento, per qualcuno ci può essere un cambio città, un cambio casa, novità in casa, novità in famiglia, la famiglia si allarga, la carta può fare riferimento a tantissime cose, però c'è un cambiamento in movimento, diciamo, in quella che è la tua vita privata, ok? Poi ognuno di voi saprà di che cosa si tratta, magari lo aspettavate proprio, aspettavate di cambiare casa o di acquistare uno studio lavorativo, non lo so. Comunque qui c'è del movimento. E poi, ok, religione e spiritualità. Quindi abbiamo un po' l'ascolto verso se stessi, verso quello che può essere il cielo, la propria religione di appartenenza, se credete. Perché poi io, cioè io sono credente, però poi magari non lo so, magari ci sono delle persone che guardano i video che non sono credenti, quindi io diciamo che tocco questi aspetti molto, diciamo, delicatamente e con le pinze. Ecco. Ok, qui vedo molto un rifiorire, cioè come, che cosa cambierà, che cosa ti cambierà la vita, che cosa cambierà nella tua vita. Vedo molto un rifiorire, no? Cioè vedo molto un ok, mettiamoci un po' di pepe alla vita, però rendiamola anche più bella, più frizzantina, più leggera. Che cosa cambierà nella tua vita? O che cosa ti cambierà la vita? Vedi il nutrimento, qui abbiamo l'alimentazione.
Questo ci può anche parlare, attenzione, di stimoli. Magari tu non ti stai dedicando nel modo giusto a quelli che sono i tuoi hobby, oppure diciamo non stai prestando particolarmente attenzione a quelle che sono le tue passioni, o magari non ti stai prendendo ancora meglio, forse questa è quella più giusta, non ti stai prendendo abbastanza cura di te stesso, di te stessa, perché il nutrimento è proprio un amore interiore. Però parla anche questa carta, è una carta che ti parla anche di, diciamo, non so, faccio un esempio, magari a te piace suonare, no? Ti piace la musica, però lasci da parte questa tua passione. Eh no, questa carta ti dice proprio di alimentare la tua anima, come ci si prende cura della salute mentale e della salute fisica, è importante prendersi cura anche di quelle che sono le proprie intuizioni e aspirazioni, mi raccomando. Che cosa accadrà entro fine anno? Vediamo. No, vabbè ragazzi. Segui la tua verità interiore. Io cosa ti ho detto appena adesso? Quindi guai se non vi iscrivete al canale perché ci rimango male. Ok ragazzi, poi abbiamo cambiamenti in famiglia, quindi abbiamo cambiamenti nella vita privata, trasferimento più cambiamenti in famiglia, quindi qui c'è tantissimo movimento e accogli il nuovo. Vediamo se ci dicono di che cosa si tratta questo nuovo. Segno zodiacale della Vergine, entro fine anno che cosa accadrà in questo tempo? Ok, allora abbiamo l'amore romantico, che era quello a cui stavo pensando anche prima. L'indipendenza, magari qualcuno di voi va a vivere da solo, qualcuno di voi cambia casa, insomma ci sono molte modifiche nella vita privata, nella vita sentimentale, nella vita di famiglia. Che cosa accadrà entro la fine dell'anno? La luna, diciamo che tu lavorerai tantissimo, e te lo dice anche questa carta, è assurdo come le carte parlino comunque, sul tuo equilibrio, sul risanare il tuo equilibrio. Cioè, anche se tu magari avevi perso un po' la bussola, se non sapevi più chi eri, se ti sentivi molto condizionato dagli altri, se eri lunatico, un po' a tratti bipolare, o anche se non riuscivi a prendere le giuste decisioni, se magari eri una persona facilmente influenzabile, qui non lo sarai più. Sono molto contenta perché ti vedo proprio prendere in mano quello che è il ciclo della tua vita, quelle che sono le tue ambizioni, quelle che sono le tue decisioni, quella che è la tua ispirazione più profonda, capito? Quindi sono molto 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 contenta di questo, molto molto contenta. Cioè la luna è una carta che mi parla proprio di la fine, cioè entro fine anno tu riuscirai a trovare un equilibrio tra i tuoi momenti più felici e i tuoi momenti più tristi. Vediamo invece quale sarà il prossimo capitolo della tua vita. Messaggi del cielo, quindi ancora, se credi in Dio, c'hai la religione, altrimenti dai tuoi angioletti sei protetto dal cielo. Poi abbiamo un guadagno inatteso, quindi anche sul lavoro belle notizie, quindi abbiamo vita privata, famiglia, lavoro, amore, tutto top, che va a migliorare, quindi ottimo direi. Però non ci hanno detto un tempo, quindi bisogna avere molta pazienza, perché non è un oroscopo mensile, questo è un oroscopo senza tempo. E le emozioni, che direi che fanno proprio riferimento a quello che è l'amore romantico. Vediamo se ci dicono qualcos'altro. Quale sarà il prossimo capitolo della tua vita? Allora, qua c'è sicuramente innanzitutto quella che è una connessione tra te stesso, quindi un po' come quando si fa l'impasto di una torta, vedo proprio che vai ad amalgamare tanti aspetti di te stesso e ritrovi proprio un'armonia con il tuo corpo, con i tuoi pensieri, come se non riuscivi, cioè le carte mi dicono che hai vissuto dei momenti dove era come se tu non... come possiamo dire? Mm.
come se tu non credevi abbastanza in te, come se tu non avevi perso la fiducia, ma anche non riuscivi più a far trionfare quello che era la tua aspirazione più interiore, capito? Cioè, mettevi proprio da parte quello che era il tuo sogno, davi ascolto alle paure. Invece adesso vedo proprio che ti vuoi ribellare, vuoi emergere, no? Vuoi trionfare. Vuoi trionfare ed è uscita la trasformazione. Quindi guardate, se non vi iscrivete al mio canale, ci rimango malissimo, ragazzi. Allora, la carta della trasformazione parla proprio di un glow up. C'è un glow up in arrivo. La maestria, quindi poi sarai anche un punto di ispirazione per gli altri e farai molto affidamento anche a quelli che sono stati gli insegnamenti che sono arrivati finora nella tua vita. E l'illusione, attenzione alle persone di cui non ti puoi fidare. Sapete che la Vergine è un segno che è molto con le antenne su, quindi state ben attenti che qualcuno non sia falso nei vostri confronti. Comunque direi un'ottima stesa, poi adesso l'ho fatta anche un pochino veloce in realtà perché devo scappare al mare, siamo ad agosto, insomma anch'io dal 25 agosto sarò in vacanza, ma già adesso sto iniziando un po' a mettermi in modalità, però poi anche prossimamente in tutti gli altri oroscopi che usciranno nel mio canale, poi parleremo meglio anche di tutto il resto. Per quanto riguarda le consulenze private, io sono in pausa, riprenderò dall'11 settembre. C'è chi già si è prenotato l'appuntamento. Se volete una lettura personalizzata, contattatemi alla mail qui sotto in descrizione per tempo, in modo tale che già vi fissate l'appuntamento e poi non rischiate di arrivare a settembre che non c'è più posto. Io vi aspetto appunto tra circa una settimana, credo usciranno, quindi usciranno 12 video, uno per ciascun segno zodiacale, dove appunto andremo a vedere quello che è l'oroscopo del mese di settembre, proprio per il segno zodiacale della Vergine e per tutti gli altri segni zodiacali, tutti gli altri 11. Se siete arrivati fino a qui, commentate con, no, facciamo glow up, commentate con hashtag glow up oppure se preferite hashtag trasformazione e io saprò che avrete guardato il video fino a qui. Ci vediamo tra una settimana, vediamo che cosa ti accadrà in tutto il mese di settembre, vediamo quali sono le previsioni, qual è l'oroscopo e fammi sapere poi nei commenti se ti sei rispecchiato e se ti ritrovi in quella che è la mia lettura. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, mi raccomando, ci tengo tantissimo, che siamo quasi arrivati a 10.000 iscritti, io non vedo l'ora. Ditemi anche quale video vorreste come speciale 10.000 iscritti, che io ci terrei tantissimo a registrarvi un bellissimo video. E seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione. Un bacione, mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, vi voglio bene!